Forse non l'hai notato, ma questa storia è alimentata a energia solare. Con Plenitude il fotovoltaico fa parte della vita di tutti i giorni. Non entri? Scegli anche tu il cambiamento. Da Soundcloud Game ci siamo, benvenuti, bentornati. Puntata un po' speciale quella di oggi, perché doveva esserci con noi un ospite che purtroppo non può essere con noi perché non sta bene, è influenzato, gli facciamo un in bocca al lupo di pronta guarigione, Michele Vitali. Grazie. Che sarà però sostituito da, da un altro personaggio di Reggio Emilia che però sta dietro la scrivania e non in campo. Ah, ma amico mio. Amico tuo. Col De Bello. Tuo avversario di 3 contro 3 in Grecia. Vabbè. Ci siamo divertiti moltissimo perché eravamo a questo evento Mediolanum, un bellissimo, intera settimana, abbiamo giocato a padel, abbiamo fatto un sacco di sport, abbiamo giocato anche a basket un giorno, e poi erano i giorni delle finali di Scudetto, quindi è stato, insomma, vederle con lui, chiaramente con un occhio clinico, vabbè, certo, insomma, certo. Notevole. Senti, cominciamo a raccontare quello che è successo nel weekend? Sì, dai, facciamo. E partiamo dal big match, che era quello di sabato sera. Sì, bellissimo, fra, bellissimo. Sì, gran partita fra Bologna e Venezia. Devo, insomma, dire, vittoria meritata. Sì, una Virtus non ai massimi suoi livelli, giornata un pochino Come così, devo interpretare queste due sconfitte punto a punto di Bologna? Cioè, ma il paradosso di Bologna in questo momento è che ha uno score migliore in Eurolega che in campionato. Perché è terza in campionato alla fine, Brescia e Venezia sono davanti. È terza in campionato e seconda in Eurolega, anche grazie all'impresa di Milano contro Barcellona. 10-4 in Eurolega, 8-4 in campionato, totale stagione 20 vinte, 8 perse, quindi faccio un calcolo al volo, 5 settimi, 71% di vittorie in stagione, è comunque un grandissimo risultato. Però è chiaro che queste due sconfitte in campionato, che dici? Un ma sai, c'è da dire che anche Venezia aveva giocato poco prima in Eurocup in settimana contro Parigi, quindi comunque anche Venezia veniva da un impegno importante. Io penso che in una stagione così lunga per tutti, per chi fa l'Eurolega, per chi fa l'Eurocup, ci possano stare dei momenti di passaggio a vuoto. La gara con Milano è stata comunque una partita contro una big, una partita che ha un significato particolare perché è il derby d'Italia. Quella con Venezia è una partita in cui la Virtus ha provato a riprenderla nel quarto quarto, è riuscita a portarla a supplementare, però soprattutto nell'impatto iniziale aveva fatto un po' di fatica. Qualche polemica per, sì? Però non mi far fare open bar pure sul basket. No, del calcio, ma la cosa paradossale sai qual è stata? Che le polemiche sono state su dei falli che Bologna voleva commettere per fermare Tucker sull'ultimo possesso, ma non sono stati fischiati. Poi Tucker ha perso palla lo stesso, Schengelia l'ha presa, ha segnato i punti del pareggio e si è andato a supplementare. Però lo sappiamo, questo fa parte del basket. Ricordate, possiamo vedere quando le immagini anche di... Sì, esatto, vediamole. Quando Messina qualche settimana fa giustamente rimproverava i suoi per non aver fatto fallo a Monaco di Baviera, certo, e da lì poi è nata la tripla che ha portato al supplementare. Infatti il paradosso è che un fallo che Bologna voleva commettere non è stato fischiato per due volte probabilmente, quindi poi per carità. Comunque partenza sprint di Venezia, sì, che è stata praticamente sempre avanti, un super Beli alla fine del quarto quarto che ha rimesso in carreggiata proprio sul più bello Milano proprio negli istanti finali, poi però insomma, supplementare ha vinto Venezia che diciamo nei 45 minuti è stata superiore. Sicuramente c'è da dire che si sta ritrovando Venezia, che era partita in modo un po' altalenante, adesso però la squadra gioca meglio, sta sfruttando un grande region Tucker, che ha fatto una partita pazzesca, ha dominato per buona parte della gara. Witcher, stranamente immagine di Bellinelli che segna la tre uscendo da un blocco, un'immagine rarissima che abbiamo pescato nei nostri archivi. Eccolo qua il possesso, quello di cui si parlava prima, no? Con questi falli abbastanza chiari su Tucker, che poi la palla la perde lo stesso, quindi alla fine va meglio a Bologna paradossalmente perché Schengelia schiaccia per il pareggio, poi supplementare ancora un peccato il poco atletismo di Topo, peccato che insomma sia che salti poco. Sì, eccolo qui, Wilcher che poi si questo è il canestro di fatto decisivo, il più 1,85-84. E poi Schengelia ha avuto la palla del potenziale pareggio, tripla sbagliata alla fine e vittoria per Venezia che insomma adesso è la squadra che ci aspettavamo un po' da inizio stagione ed è lì seconda. Salutiamo posizione. La capolista, andiamo a Reggio Emilia perché che cosa è successo? È arrivata la quarta vittoria consecutiva di Brescia, che fra l'altro si è qualificata matematicamente alla Coppa, non che ci fossero dubbi, però insomma taglia questo traguardo e quindi vince anche su un campo complicato, complicato come quello di Reggio Emilia. Non è facile passare al Palavigi quest'anno per nessuno. Questa è una vittoria da squadra matura di Brescia, perché su un campo complicato contro una squadra che non è un buon momento. Ne sto vedendo tante, guarda, avevo visto due settimane fa la vittoria, ci sono state vittorie di 40, tipo Varese, no? Però anche per esempio a Scafati aveva fatto una partita intelligente sul campo non facile contro una buona squadra e questa è stata una partita simile secondo me,
Poi la classifica ci dice che il Reggio è ancora più avanti, no? Quindi rispetto a Scafati, quindi è ancora più importante. Vabbè, Milan. Milan ha dominato. Forse potrebbe aiutarti a Fanta Basket. Come è andato Fanta Basket? Adesso calcolo, ne parliamo dopo. Ma meglio non parlarne, però vediamo. Ne parliamo dopo alla fine, forse. Ma come si fa che dire? Va bene, Milano ha vinto. Una partita non facile. No, bella, molto spettacolare. Io ero l'ho commentata, ero a Varese, al palazzetto. Molto spettacolare. Veramente Milano, guarda, deve essere sempre una cosa meravigliosa. Sì. Poi Varese faceva debuttare Skyler Spencer, nuovo arrivato per sostituire di fatto Colley Stein. Ha ritrovato McDermott, che era fuori da un mese per infortunio. Milano aveva tanti problemi, c'era anche il Messina fuori influenzato, e fuori Pippo Ricci, fuori Mirotic, fuori Maudolò. Varese è rimasta lì fino alla fine, soltanto un gran finale di Milano, un parziale alla fine, ha spezzato gli equilibri. Ancora una volta c'è un Schulz. Per Varese è un passo avanti, no? È un segnale di risveglio, perché c'è stato un momento veramente catastrofico. Invece, però chiaro che c'era vincere qualche partita, non era Milano sicuramente l'avversario più facile. E poi c'è sempre un pochino l'alibi che queste partite le giochi un pochino più libero di testa. Quando affronti una squadra come Milano, sai che tutto quello che ottieni è tutto di guadagnato, non hai niente da perdere. Però sai, Varese col morale era un po' sottoterra, veniva da una serie di sconfitte, anche in FIBA Cup aveva perso in settimana, serviva un qualche sensazione positiva, e sicuramente la gara di domenica le ha mostrate. Questa invece è un'altra immagine, anche questa proprio rarissima, di Shields che segna la 3, un'immagine proprio di quelle che non... E vabbè, comunque fra l'altro Milano veniva da Barcellona. Quindi... Veniva da Barcellona, sì. Ecco, secondo me l'aspetto un po' preoccupante di Milano, al di là di tutto, è che è tutto sempre sulle spalle di Shields. Anche in una partita così, in cui comunque affronti una squadra che sulla carta è inferiore, Shields deve metterne 25, di cui 7 alla fine. Baron è tornato in campo per qualche minuto, non ha segnato, però insomma, rivederlo in campo... Nel reparto playmaking dintorni. Sì, reparto esterni, una opzione offensiva in più, può essere molto molto importante. Fra tutti i problemi di infortuni che sta avendo Milano, il suo ritorno è molto molto significativo, una bella notizia per tutti. Poi un super derby, quello fra Scafati e Napoli, sono due realtà meravigliose del basket della Campania. E Napoli si è un pochino momento di flessione, secondo me nell'ambito di una stagione così lunga ci può stare, è fin qui favolosa, perché insomma dobbiamo dimenticarlo. Però tre sconfitte consecutive dopo questo Reggio, anche questa con Scafati, un minimo di calo di forma, ripeto, fisiologico, ci può stare. Scafati, prima vittoria con Boniciolli, veniva da quattro sconfitte consecutive, è una squadra che sicuramente ha del potenziale. Gentile è stato molto bravo a essere più assist man che realizzatore, 9 assist ha distribuito domenica, è una squadra che sta crescendo, Scafati. Assolutamente, sta facendo pienamente il suo e la classifica sta diventando sempre più compatta. E per certi versi sorprendente. Secondo te quante probabilità ci sono che le due grandi non arrivino prima e seconda quest'anno? Non lo escluderei del tutto, non lo escluderei, perché soprattutto comincia a essere possibile. Se comincia a essere possibile, in chiave Coppa Italia direi che è molto probabile. No, anche Milano è sicuro. No, chiaramente Milano no, però anche Bologna non è detto che arrivi prima. Comunque Brescia adesso anche perché Milano al massimo può arrivare 10-5, no? Brescia ha 4 punti di vantaggio su Bologna. Questo è anche molto interessante, perché poi chiaramente quando si andranno a fare gli accoppiamenti dei quarti di finale, perché lì saranno 1-8-2-7, e se fosse ipoteticamente adesso 3-6 sono Bologna-Milano, quindi addirittura potremmo riavere mercoledì pomeriggio, esatto, tutti sera, dai, no, la metterebbe in prima serata, penso, credo. Di sì, occhio e croce, sì. Ad oggi sarebbero quindi Brescia-Cremona, sì, Brescia-Cremona, Venezia, la pari con Pistoia. Non so se la classifica che mette davanti Cremona è corretta per tutti i vari tiebreakers. Agli amici di Pistoia, fra l'altro ho fatto un'innovazione nella mia Fanta Basket importante, proprio in salsa pistoiese. Poi devi darmi qualche consiglio. Poi cerchiamo di mettere una cosa che mia. Poi c'è Venezia-Reggio Emilia, Bologna-Milano e Trento-Napoli, secondo la classifica sul sito di Lega Basket. Però sai, qua ci sono mille tiebreaker, incroci, scontri diretti, classifica russe, tiebreakers. Vabbè. Senti, su tiebreakers chiamiamo il nostro. Sì, ospite. Meglio, dai, sì. Io ho già sentito troppo i tiebreakers. Vai. Ci siamo, abbiamo il nostro ospite, mio amico Claudio Coldebella, col quale ho passato delle giornate meravigliose in Grecia con gli amici di Mediolanum quest'estate durante le finali Scudetto. Dove ti trovi? Possiamo dire dove ti trovi? Sono all'estero tra Francia e Germania, a Strasburgo. In un posto sicuro, come si dice, in un luogo sicuro. Sì. Sei sulle tracce. Zona di basket. Sì, sei sui luoghi di banchi. Stai... Sì, l'anno scorso Luca era allenatore qui, adesso c'è Cancellieri quest'anno. Certo. Domani hanno una partita importantissima contro Oldenburg per la qualificazione della BCL in Champions League. Senti, buon inizio di stagione, obiettivo Final 8 credo che sia più vivo che mai, poi magari
nell'ultima giornata, però non era facile. Ecco. Ci dai un'idea della forza di Brescia? Io partirei da qui, poi adesso parliamo ovviamente lungamente di Reggio, ma siccome è la capolista ed è la squadra, è la vera outsider rispetto alle Big Two? Assolutamente sì, dico sempre questo, sono in vantaggio su di noi di 1 o 2 anni, perché comunque hanno un allenatore lì già da un po' di tempo, questa è una cosa che non sottovaluterei, cioè hanno una filosofia ben precisa, ci hanno lavorato e hanno mantenuto un buon gruppo di giocatori l'anno scorso, non dimentichiamo la vittoria in Coppa Italia a Torino, che è stata sì una sorpresa, ma una squadra che ha giocato benissimo, ha battuto tutte le più forti nel weekend di Torino, e poi hanno aggiunto dei pezzi importanti, perché Bilan mi sembra che sia proprio la ciliegina sulla torta, per cui è una squadra che mi ha fatto veramente una bellissima impressione, l'avevamo già visto in precampionato, però è una squadra che giustamente merita il primo posto in questo momento. Però insomma, venivate da un momento positivo, avete comunque tenuto per buona parte della partita, non è stata proprio una partita negativa al di là del risultato, perché insomma Brescia in questo momento batterla è per pochi, eh? No, assolutamente, anzi, eravamo 65-61 a pochi minuti alla fine, poi diciamo un po' l'abitudine anche a giocare questo tipo di partite con questa fisicità, era un test molto importante per noi perché in passato avevamo sempre faticato con squadre con questa, diciamo, con dimensioni fisiche e fisicità, invece è stata una bella partita, io sono estremamente contento di quello che siamo riusciti ad esprimere, poi gli ultimi minuti si sono decisi anche per una serie di episodi e anche per quello che dicevo prima, loro sono più abituati di noi a vincere questo tipo di partite, hanno uno storico diverso dal nostro. Senti, io non ho fatto molta fatica a convincere Galloway a entrare nella mia squadra di fantabasket, nel senso che ho semplicemente cliccato, avevo il budget e l'ho portato nel roster, ma è stato faticoso, c'erano altre offerte dall'Europa, giocatore comunque di quel livello, un ex NBA, quanto è stata complicata come operazione? Sì, è stata complicata perché poi alla fine è stata un po' una sorpresa per tutti. La volontà di Galloway era di andare in un posto dove di Galloway e della sua agenzia, di chi lo rappresenta, di andare in un posto dove sentirsi un po' a casa, sentirsi conoscere le persone, sapere, insomma, essere informato di quella che potevano essere le sue potenzialità. Noi abbiamo messo in campo non solo delle cose attrattive a livello cestistico, ma anche attorno, nel senso che Reggio Emilia è un posto perfetto, ha una sua storia ben precisa, insomma non ti nego che anche abbiamo parlato anche di Kobe, del periodo che Kobe è stato lì, ha fatto le giovanili, della posizione di Reggio Emilia, del club, dell'aspirazione del club, tutte queste cose assieme ci hanno fatto vincere un po' la concorrenza anche di altre squadre europee. Ecco, scusa, ti ho interrotto, perché mi riaggancio a questo. Per un dirigente importante, per il general manager di Reggio Emilia, con una società così ambiziosa, con dei progetti come la Casa Biancorossa che state facendo, Kobe, il fatto di avere un legame così forte con una figura così leggendaria, ti rendi conto che al di là dell'affetto enorme che immagino la città e la squadra continua a sentire nei suoi confronti, la piazza che gli è stata dedicata, insomma, quanto ti dà orgoglio e anche quanto aiuta, no, nel rendere questa piazza così importante anche a livello internazionale? Tantissimo orgoglio, c'è anche da parte dei reggiani, comunque c'è anche una sorta di rispetto nei suoi confronti, della tragedia incredibile che comunque è successa 4 anni fa, il 26 di gennaio saranno 4 anni, però abbiamo visto un grandissimo appeal nei confronti degli stranieri, soprattutto i giocatori americani, questa generazione di giocatori che abbiamo adesso sono cresciuti con il mito di Kobe, e il Mamba mentality è quello che un po' ogni club cerca di creare a livello di identità, di cultura. Noi sinceramente cerchiamo di seguirlo con un grande rispetto, però è una cosa che ha fatto veramente breccia nei cuori e nelle menti di molti giocatori che sono venuti qui. È bello questo che Reggio Emilia, che è stata una delle città italiane di Kobe Bryant, il suo nome serva comunque, attiri anche giocatori americani. Molto bello questo legame veramente, che porta sicuramente tanti aspetti positivi. Io volevo tornare su Galloway perché, Claudio, anche recentemente si è parlato del fatto che chiaramente con le sue prestazioni Reggio Emilia abbia attirato l'interesse di altre squadre. Tu l'hai blindato, hai detto lui assolutamente rimarrà. Possiamo lasciare tutti tranquilli, i tifosi di Reggio Emilia. Rimane Galloway fino alla fine della stagione? Allora, tranquillo non si è mai nel mondo dello sport, veramente. Però siamo stati molto chiari, molto diretti con lui. È alla base del progetto, lui come Jama Smith, come altri giocatori, come allenatore. Cerchiamo veramente di avere un'annata tranquilla. Nel mondo della pallacanestro vediamo, leggiamo notizie, giocatori che si spostano di squadra. Là. Ci si dimentica sempre che invece il tifoso
ma veramente la volontà di vedere i propri giocatori durante la stagione, magari anche averli l'anno dopo. Questa è una cosa che sappiamo da dirigente essere molto molto difficile con la pallacanestro di oggi, però cerchiamo di sforzarci per riuscirci in questo caso. Il tifoso non si sposta mai, potremmo dire, rimane ovviamente sempre fedele, come è giusto che sia. E hai vissuto tantissimi anni, tantissime esperienze, prima da giocatore, poi da dirigente, Italia, Grecia, Russia. Com'è lo stato, secondo te, del nostro basket? Io, insomma, quello che mi trovo ogni settimana, devo dire che nelle ultime giornate ancora di più, a sottolineare è che mi sembra ci sia una crescita della borghesia, no? Della classe medio-alta, e Reggio Emilia ovviamente fa parte, assieme a Napoli, assieme ovviamente a Trento, assieme a Venezia e ovviamente soprattutto a Brescia. Cioè, rispetto a un anno fa o due anni fa, secondo te si sta riducendo il gap rispetto a Milano e Bologna? E insomma, anche la classifica, guardarla oggi, insomma, comincia a essere una classifica a poche giornate dalla fine, certo, del giorno d'andata, abbastanza sorprendente, no, per certi versi. Guarda, ho ritrovato un campionato molto molto bello, molto molto attrattivo anche dal punto di vista tecnico, squadre ben costruite che giocano una bella pallacanestro. Già dopo poche giornate riescono comunque a inquadrarti come avversario. Oggi ho letto un'intervista ieri del presidente Gandini che parlava di quanto è bello questo campionato, dove effettivamente ogni domenica ci sono le sorprese. Confermo questo, vengo da stagioni in Russia da 80-90% di vittorie in stagione. Devo dirti che avere domeniche dove non sai bene quello che succederà è un po' stressante dal tetto dei lavori, però è molto bello per il pubblico. Vedo dei palazzetti pieni, è un livello di pallacanestro molto alta. Una cosa che leggevo, cioè ho fatto dei calcoli giorni fa, di vedere come secondo me negli ultimi 5-6 anni le neopromosse tendenzialmente fanno bene. Se non sbaglio, solo Verona negli ultimi 5 anni, dopo essere salita e discesa subito in A2, questo dimostra che effettivamente magari ti aspetti le neopromosse un po' più deboli, ma poi le vedi sempre confermate. Per cui un campionato molto bello, le squadre di punta, quelle che trainano, fanno anche abbastanza bene in Eurolega, per cui vedo che c'è molta attenzione in Europa da parte del nostro campionato. Vedi, noi ci lamentiamo del nostro duopolio qui Milano-Bologna, ma in Russia è peggio, perché sì, ma 89% di vittorie. Ma era interessante il discorso che faceva prima Claudio, perché parlava giustamente del fatto che Brescia, rispetto a loro e a tante altre, è 2 anni avanti, perché è un progetto che è già avanzato, già in una seconda fase, diciamo. Immagino che sia un po' quello a cui voi magari provate a ispirarvi. Tu sei al primo anno a Reggio Emilia, quindi stai cercando di far partire un progetto nuovo, può essere un modello Brescia, è questo il vostro obiettivo, insomma, creare una continuità anche a livello di giocatore, di guida tecnica per qualche anno? Assolutamente sì, questo sarebbe l'obiettivo. Magari ce lo ricordiamo noi, non è così semplice, ma noi quest'anno siamo partiti con un ragazzo di 18 anni in quintetto, è Momo Faie, che tra l'altro utilizza uno spot di straniero, e quello è il nostro obiettivo, cercare di dare spazio ai giovani. Abbiamo un altro ragazzo giovane, anche se tante volte non sembra giovane perché ha 21 anni, ed è Sasha Grant, un altro ragazzo che ha molto spazio, e come lui nei prossimi anni vorremmo dare spazio ad altri giovani. La riteniamo la strada di Reggio Emilia. Per far questo dovremmo dare comunque stabilità per quanto riguarda la guida tecnica e anche per quelli che sono gli obiettivi del club. Senti, tu hai giocato nella Lega WBL per gente più bassa di 1,95 m. Volevo sapere quando faranno la Lega per la gente più pesante di 120 kg? Ed eventualmente ho delle possibilità di dire la mia? Sì, però a metà campo, non so se tutto campo da questo punto di vista, perché io me li ricordo velocissimi sti piccolini nella Lega. Secondo me, torniamo alla Grecia quando abbiamo giocato io e te il 3 contro 3, secondo me quello deve essere il nostro habitat. Ma io sono... Guarda, una voglia. Ti Andrei... ricordo molto bene, Pier. Ti ricordo molto bene. Considera che non giocavo da probabilmente 20 anni quel giorno. Sono anche dimagrito, attenzione. Non c'è un video di quella partita. Spero. Non posso escludere che ci sia, ma spero, e nel caso farò di tutto affinché venga cancellato in maniera assoluta, non indelebile, il contrario, delebile. Claudio, Priftis è stata una sorpresa un po' per tutti, perché è un allenatore non particolarmente conosciuto in Italia. Tu l'avevi già avuto a Kazan, lo conoscevi bene, avevate già lavorato insieme. Come mai questa scelta così, se vogliamo, innovativa, un po' particolare? E insomma, come mai l'hai portato qui? Che cosa ti sta dando? Cosa hai visto in lui? Cosa stai vedendo in lui anche adesso, insomma, in questa prima parte di stagione? Io penso che un campionato si può arricchire anche se comunque ha degli allenatori che portano magari idee e culture diverse di pallacanestro, sempre la bellissima pallacanestro europea di cui io sono innamorato. E penso che il fatto che Priftis abbia scelto l'Italia
nonostante altre offerte, sia una bella dimostrazione. Il fatto che abbiamo sicuramente lavorato 3 anni assieme dimostra che io la chiamo la solitudine degli allenatori. Spesso gli allenatori hanno bisogno di avere qualcuno vicino, perché tante volte se si vince è merito dei giocatori, se si perde, certo, spesso si pensa che sia demerito dell'allenatore. Il fatto di avermi forse vicino, di aver già lavorato 3 anni con me, è un qualcosa che sicuramente è stato positivo nel fatto della sua scelta. Si trova molto bene, anche lui vive questo fatto di credibilità. Parli greco? No, sta imparando l'italiano, ci sta stupendo da questo punto di vista con l'italiano ed è molto contento. Per cui, e noi siamo contenti di averlo qui. Beh, insomma, l'inglese è linguaggio internazionale. L'altra sera guardavo ovviamente Barcellona Olimpia ed ero sorpreso dal fatto che si parlasse in spagnolo durante i time out. Per esempio, il Real Madrid, se non sbaglio, non ha nessun americano in squadra quest'anno, quindi loro parlano spagnolo e non hanno problemi particolari. Però le altre squadre mi sa che devono parlare inglese. Fa molto parte della cultura della SEBE, della Lega Spagnola, hanno un'identità ben precisa di gioco, di stile, di come operano e anche di queste cose. Tendenzialmente assomiglia un po' al calcio da noi, dove cerchiamo, insomma, degli stranieri in 2 o 3 mesi devono imparare la lingua. Noi facciamo un po' fatica, ci sono tantissimi americani che magari fanno un po' più fatica, però mi piace molto come fanno in Spagna. Senti, Milano-Bologna è sempre chiaramente un tema, anche perché stanno avendo un andamento in campionato abbastanza inverso, nel senso che Bologna è una partita fortissima, adesso è un po' rallentato, Milano si sta riprendendo con delle vittorie sofferte, quindi forse ancora più importanti. In Eurolega rimane una certa distanza, anche se Milano viene da una vittoria che può essere veramente quella dello champagne che si stappa e può, ecco, partire da qui, può essere quella la vittoria col Barcellona che ridà energia, fra l'altro in un momento in cui Milano ha perso dei giocatori, ha giocato senza Milotic ovviamente, senza Modolo, però ha tirato fuori il meglio, no? È un paradosso. Sì, secondo me stanno facendo tutte e due molto bene. Beh, insomma, la classifica della Virtus ha veramente da fare i complimenti di come stanno giocando, di quello che stanno facendo. Sono forse la squadra, la bella sorpresa dell'Eurolega di quest'anno. Però anche Milano sta riprendendo, perché anche non dimenticherei anche la bellissima prestazione che hanno fatto contro la Stella Rossa a Belgrado, molto simile a quella che hanno fatto a Barcellona, giocando molto molto bene di squadra. Poi adesso dovrebbero rientrare anche comunque gli infortunati, secondo me Billy Baron è un giocatore stra importante per loro. Senti, tu sei un doppio ex, hai fatto sia Bologna che Milano, a Bologna hai anche vinto tanto, a Milano sei arrivato in un momento in cui la squadra faceva un po' di fatica, non era come adesso ai vertici. Com'era la rivalità allora rispetto a come adesso? E come vedi il dibattito, questo famoso dibattito sul dualismo Milano-Bologna, se fa bene o non fa bene al basket italiano, se è bello averle? Cosa fa ne bene, pensi? Guarda come crescono, Brescia, Reggio, Napoli, bene, Venezia, fa bene. Trento. Io sono di questa idea, fa benissimo, non bene. Poi, ripeto, mi piace sempre vedere anche, non tanto perché ne ha bisogno, ma come siamo visti dall'esterno. Vedo che si parla molto di, leggevo prima anche un sito greco, sta già le squadre greche che verranno, se non sbaglio, questa settimana tra Olympiakos e Panathinaikos. C'è attenzione, c'è anche timore, c'è notano che ci sono delle squadre che fanno bene, questo penso aiuti. Poi, come si diceva prima, c'è Brescia che sta crescendo, ci sono altre squadre che cercano di occupare degli spazi, l'ha fatto spesso anche Venezia, continua a farlo, penso che sia una cosa positiva questo dualismo. Beh, noi eravamo in Grecia, ricordiamo, a proposito della cultura che c'è in Grecia del basket, c'era, credo, sulla TV pubblica, no? C'erano sì, le finali scudetto italiane, capisci proprio la cultura meravigliosa del basket che c'è in quel paese lì. Vabbè, sì. Senti, tu sei stato giocatore, poi per un brevissimo periodo allenatore e poi dirigente. Come mai hai scelto di andare dietro alla scrivania e non continuare la possibile avventura in panchina? È sempre stata la mia idea questa. Ho cercato di prepararmi anche alla dual career, al dopo basket, già un po' prima di aver appeso le scarpe al chiodo. È una cosa che mi è sempre piaciuta, però ne ho avuto l'opportunità di fare 2 anni da assistente allenatore a Milano, all'Olimpia. Allora, già allora era Armani ed è stato, sai, tante volte giocando magari pensi di essere già pronto a fare qualcosa, non è vero, come tutti i lavori, come tutte le cose, devi preparare e ci devi lavorare. Il fatto di aver fatto 2 anni da assistente mi ha fatto veramente interpretare la difficoltà anche del ruolo dell'allenatore, per questo penso di portarmelo dietro un po', cercando di supportare i coach e lo staff nel modo migliore. Sono stati 2 anni molto, 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 molto diversi, da una prospettiva diversa. Da giocatore, come dicevo spesso, pensi di tanto faccio allenatore, tutto molto semplice, non è così. Senti, in questo momento l'obiettivo immagino sia Torino, no?
Sì, sarebbe molto bello. Sarebbe molto bello perché la squadra sta lavorando bene. C'è un grandissimo entusiasmo al Palabici, il Palabici quasi sempre pieno, con il pubblico che è molto vicino alla squadra, e questo penso sia, era il nostro obiettivo, far contente le persone, nonostante la sconfitta. Ho visto comunque una tifoseria apprezzare quello che i giocatori hanno dato in campo, perché sinceramente hanno dato tutto e noi dobbiamo continuare così. Anche perché ricordiamo che Reggio Emilia non molto tempo fa ha fatto finale scudetto, e quindi comunque è una piazza abituata anche recentemente ad avere degli ottimi risultati. C'è questo progetto importante della Casa Biancorossa che avete appena presentato, quindi insomma c'è parecchio che bolle in pentola dalle vostre parti. Sì, la Casa Biancorossa è veramente forse un progetto incredibile, il fatto di poter avere le proprie facilities, i propri campi di allenamento dove mettere assieme dai ragazzi del mini basket, settore giovanile, alla prima squadra, all'interno di un unico contenitore per lavorare come viene richiesto al giorno d'oggi, penso che sia da veramente una possibilità di guardare anche il futuro a questo club. Poi, come hai ricordato prima, ci sono stati anni importanti che hanno anche fatto sfiorare quasi la vittoria di un campionato. Dare continuità vuol dire essere pronti negli anni che magari trovi l'occasione. Questo penso che sia, deve essere il nostro obiettivo. In bocca al lupo, mi raccomando. Ciao ragazzi. In bocca al lupo, complimenti. Qualità. Complimenti. Spero di vederti presto. Lo dico da giugno, poi in realtà ci vediamo mai, però insomma. Al più tardi a Torino, ti auguro di esserci. Mi auguro di esserci, fra l'altro. No, ma ci andremo a Torino, no? Sì, ci andremo. No, come che entusiasmo. No, ci andremo, ci mancherebbe. Anche ci a piedi a Torino. A piedi a Torino. Con De Bella un saluto. Ciao. E adesso? Momento Play for Change. Plenitude. Con chi lo facciamo? Un po' particolare, siamo solo io e te. Devi rispondere tu. Oggi ti tocca. Poi rispondere io. Cioè, è meglio se rispondi tu. No, io sono quello che fa le domande. Io mi hanno dato questo ruolo, faccio le domande e tu rispondi. Vai. Plenitude. Studio Verde vuol dire Play for Change. Vuol dire. Ma siccome siamo solo noi. Sì. Vai. Vabbè. 24 secondi, ti auto. Suoni il buzzer tu oggi. Fantastico. Vabbè, allora, me la canto e me la suono, vai. Prima domanda, carriera. Nel tuo lavoro sei uno di quelli che preferisce improvvisare o sei del partito preparazione totale? Sono un improvvisatore, nel senso che poi la partita va dove vuole lei. Mi piace così seguire l'estemporaneità, però la partita va preparata, quindi sono ore e ore prima del match di preparazione. Un giorno di preparazione della partita c'è sempre. Bravo, giusto, concordo. Ho risparmiato 8 secondi. Posso usarli nella domanda successiva? No. Sì, no, non si possono. No, vabbè. Vai. Vita, domanda di vita. Quando hai capito che avresti fatto questo lavoro? Era il mio sogno fin da piccolo. Facevo le telecronache delle partite anche mentre giocavo da solo a casa. Giocavo a Subbuteo, sì, a FIFA, e poi dopo sono diventato terrorista di FIFA, quindi è una cosa meravigliosa. Poi ho mandato un VHS a Telepiù nel 1996 durante l'Erasmus, di una partita Inghilterra-Scozia dell'Europeo, e poi dopo mi hanno chiamato, un po' di gavetta, e poi bene. Bello. Ce l'ho fatto. Ce l'hai fatto, perfetto. Niente base. Cultura. Frosinone o paracetamolo? Sono canzoni di Calcutta, per chi non lo sapesse. Pesto. Pesto è un'altra canzone. Certo, Pesto è un'altra canzone. Anche Tutti, che è la mia preferita del nuovo album. Okay. Sì. Qui ci ha messo pochissimo. Direi, o anche del Verde. Qui ci ha messo preferirei pochissimo. Del Verde, tutto intorno. Tu vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo. Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare. Niente, c'è nessuno che canta. No. Domanda plenito, dai. Vai. Sfruttare uno schema dalla rimessa laterale ti permette di segnare canestri facili e velocemente, come tu pensi. Talvolta. Nelle partite con Col De Bella, 3 contro 3. Talvolta. Invece è vero che il calore laterale non viene sfruttato al meglio da una caldaia a condensazione? Vero o falso? Okay, aspetta, ricomincia. È vero che il calore laterale non viene sfruttato al meglio da una caldaia a condensazione? Ci sono troppe negazioni in questa cosa. Dammi un consiglio. Il calore laterale non viene sfruttato al meglio. No, cioè viene sfruttato al meglio. È falso. Ho detto no. Addirittura detto viene sfruttato al meglio. Qui, bravo. Perché il calore laterale generato dal vapore acqueo prodotto dalla combustione. Perché il vapore generato dal vapore acqueo prodotto dalla combustione determina un beneficio. Viene integralmente recuperato da una caldaia a condensazione. Ovviamente. Per questa ragione la resa termica è molto elevata e raggiunge quasi il 90%. Perfetto, questo mi piace molto. Devo dirti che io sono, a parte le battute, per le rinnovabili, giusto. Anzi, mi arrabbio pure quando vengono definite energie alternative, perché non devo diventare ormai. Vero. Va bene. Quindi,
Va bene, dai, momento plenitude speciale. Mi hai salvato con la caldaia. Sei cavata bene. Grazie per il tuo calore. Chiudiamo adesso... il momento plenitude, torniamo in studio e lanciamo la clip di Eurolega. Cioè, torniamo in studio, siamo qua. Torniamo qua. E la sfida fra la terza e la quinta della classifica di Eurolega, ma è soprattutto un nuovo importante esame per la Virtus. Keiko che finta il blocco, poi blocca per l'uscita di Bellinelli che sistema in piedi, spara e segna! Senkelia da terra! C'è anche il fallo su Toko Senkelia! Questo canestro è destinato a finire nella top 10 della settimana! Ancora tripla piedi per terra per Daniela, che questa sbagliata, ma c'è Cordinier che vola a correggerla con un tap-in. Scinchiglia contro Rocavopoulos, spalle a canestro, riapre Bellinelli, tripla per vincere la partita, la chiude così Marco Bellinelli, 88-81, gioco, partita, incontro. La Virtus vince sul campo del Baskonia e ottiene la vittoria numero 10. Gettare il cuore oltre l'ostacolo, non ha scelta né ha sette fuori a maniche, senza l'omino dice Peron, si arma di coraggio e va a caccia di un'impresa. Voigtman fuori, Tonut, Flaccadori, ancora Tonut, extra pass, Voigtman a segno e che attacco per l'Olimpia! C'è il cambio con Nagy, di tira in faccia Tonut! Da Amelli, mette il pallone per terra, attacca Hernan Gomez, passo di croce, l'invenzione per Devonon che appoggia il vetro. Finisce qui al Palau Blaugrana, colpaccio delle assette. Allora, Eurolega. Eurolega è stata una settimana super per le italiane, due vittorie, c'era la sfida Italia-Spagna. La Virtus ha battuto il Baskonia, Milano ha battuto il Barcellona, due vittorie molto significative perché il Baskonia era la squadra più calda del momento, 7 vittorie negli ultimi 8, il Barcellona comunque sempre il Barcellona non aveva mai perso in casa, sconfitta da Milano al Palau Blaugrana, due ottime viste bene vittorie. Tutte e due, con proprio in diretta, con grande attenzione. Da dove partiamo? Per la Virtus è la vittoria della continuità. A un certo punto temevo un epilogo un po' tipo Monaco di Baviera, perché aveva cominciato molto bene, poi c'era Baskonia, era stato bravo a ricucire lo strappo, poi invece devo dire che la Virtus ha vinto veramente la grande squadra, secondo me, nel País Vasco. E Milano, Milano ha fatto una signora partita, come dicevamo prima con Coldebella. Quello che mi colpisce, ma qui devo sentire te che sei sicuramente più esperto di me, è che in un momento di... confusione e anche soprattutto in un momento con delle assenze pesanti, senza Lo, senza Milotic, Flaccadori fa quella partita lì, Melli fa una partita veramente da capitano vero, tornando a livelli straordinari. Devo dire, il Barcellona l'ho visto in una confusione sorprendente, ecco. Ma secondo so me che due sconfitte in campionato pesanti, no? Sì, secondo me il divario fra prima e seconda, fra Real e tutte le altre è abbastanza alto. Sì. Barcellona non è del livello del Real, non si avvicina neanche. Però ma come dicevi proprio tu, confusa, eh? Sì, 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 sì. Però merito di Milano. Merito di Milano, assolutamente. Come dicevi tu, less is more, dicono gli americani in questo caso. Sì, cioè, Miss Van der Rohe. Sì, chi c'era alto, è stato responsabilizzato in modo clamoroso, perché Flaccadori ha avuto minuti e se l'è giocata benissimo. Devonol ha fatto la migliore partita della stagione. E poi Melli, importantissimo, perché Melli, il ritorno di Melli, del vero Melli, dopo il Melli, diciamo, non propriamente positivo la prima parte di stagione, significa cambiamenti enormi in attacco e in difesa, perché se a Milano manca playmaking, lui comunque è un lungo che la palla la passa, la muove, fa girare la palla per tutto il campo, quindi avere questo Melli è un valore aggiunto poi, pazzesco per me. Soprattutto nella prima metà di gara, Shavon Shields ovviamente, sì, sempre come costante. Sì. Tante situazioni, l'ho vista proprio con grande attenzione, tante situazioni proprio da squadra matura di Milano, sì, no? Con tanti canestri anche negli ultimi secondi, con tanta ingenuità del Barcellona, i tiri, sì, liberi sbagliati nel terzo quarto pesantissimi, quindi veramente una, devo dire, bene,
molto bene. Bene, anche la Virtus, gran partita. Poi Marco Berinelli, abbiamo finito gli aggettivi per descriverlo, perché veramente ha fatto delle cose. Stiamo decidendo nel mio piccolo, insomma, se intitolare piazze, musei, monumenti, non lo so. Insomma, se lo merita, intestargli direttamente il mio appartamento, cioè, forse no, non lo so. Però, ci penso un attimo, non ne ha bisogno, però sta facendo le cose meravigliose. Questa settimana doppio turno di Eurolega, quindi tantissimo basket su DAZN. Si comincia questa sera, c'è Virtus Olympiacos, c'è anche Gran Canaria Trento di Eurocup, domani c'è Tortona che gioca contro Ligochea, c'è Apoel Tel Aviv contro Umana Venezia, c'è Sassari contro Stettino e c'è Milano contro Villeurbanne, perché Milano gioca contro la squadra di Pozzecco. Il signor Pozzecco un po' nervosetto, un po' acciaccatiello. Beh, per Milano è un'occasione, vedi quanto cambia, sì. Secondo me cambia tantissimo la vittoria di Barcellona, perché andarci 5-9 adesso, insomma, il calendario dovrebbe un pochino semplificarsi, poi c'è Panathinaikos che non è una squadra facile. Però in casa, quindi comunque in casa, se Milano riuscisse a fare se fa due vittorie, ha quasi ricucito lo strappo improvvisamente, quindi sarebbe veramente importante, sì. E ce lo auguriamo, no. E Bologna deve dare continuità. Milano ha tre consecutive in casa, perché ha Asvel, Panathinaikos e Cremona il 24 a mezzogiorno, quindi una possibilità di fare un mini break, un mini parziale, diciamo, di vittorie per magari chiudere nel modo migliore questa parte di stagione. La Virtus ha, dicevamo, stasera Olympiacos e giovedì Valencia in trasferta. Che è una squadra che però mi devi aiutare a capire, perché io non la capisco. Il Valencia è la squadra dell'Eurolega proprio dove... Perché delle volte fa delle prestazioni clamorose e delle volte è una squadra che dice che immagini possa lottare con l'Alba e con l'Asvel. È una partita molto forte, adesso è scesa un po', si è assestata a metà anche classifica, l'anno scorso, diciamo, anche l'anno scorso, sì. Ha degli esterni che sono molto discontinui, è una squadra che non dà continuità. Se la prendi in una giornata buona può essere molto, molto complicata da affrontare. Insomma, però Bologna ci ha abituato alle grandi imprese quest'anno in Eurolega, quindi dai. Va bene, allora, tutta una grande settimana di basket su DAZN. La magata di questa settimana. Te l'ho scritto io in tempo reale. Questo devo confessare. Te l'ho scritto in tempo reale. Appena è successo, eccolo qua. Tocco Schenghelia, che tanto per confermare che la Virtus viene veramente tutto. Ho detto, Gand, non ti inventare niente. No, va bene. Posso fare una sottolineatura? Il momento. Perché ti dico che avevo proprio a un certo punto delle sensazioni un po' da Monaco di Baviera, è perché chi ha visto la partita lo sa. La Virtus aveva cominciato benissimo, aveva dominato, aveva dato una sensazione di forza clamorosa. Poi stava lentamente, mi pare 24-12 a un certo punto, credo abbia chiuso il primo quarto 24-15, se sto sbagliando mi perdonerete, e si stava appunto facendo, e lì c'era in quel momento il vantaggio del Baskonia, quindi è un canestro incredibile che arriva in un momento anche molto caldo. Bello, bello, magata della settimana di Schenghelia, adesso ci sarebbe un... Fantabasket, io però preferivo magari saltare, non parlarne. Io ho fatto piccoli aggiustamenti. Io ho fatto dei grossi cambiamenti, ma non sono serviti. Sono cambiamenti. Sono cambiamenti solo se sempre calcuto anche questo. Subsonica. Sono cambiamenti solo se spavè. Spaventano. Capisci? Sono cambiamenti solo se spaventano. Se non ti spaventano, vuol dire. Non sono cambiamenti, giusto. Ho preso un attimo il fantacalcio. Scusa, c'è un attimo di confusione in testa. Tutti sti palloni. Allora, io ho cambiato un po' di cose, ma non ha funzionato. Ho tenuto Pullen e Logan come esterni. Ho messo Golden. Ho preso Golden perché mi rientrava anche a livello dei crediti. Ho tenuto Corvi, ho preso Totè, perché ho detto un italiano in quintetto. Totè a un certo punto ce l'ho avuto. Però ho fatto 70 qualcosa. Ok. Meglio dell'altra volta, ho migliorato. Ho preso la wild card, no? Che ti permette di cambiare tutti i giocatori. Ma senza... come si fa? Tu attivi la wild card. E come l'attivo? Questo qui, questa W qui. Tu l'attivi questa? Attivo. E per una settimana, credo, puoi cambiare tutti i giocatori. Che non te l'ho fatti. Forse l'hai già attivata allora? No? Forse una settimana l'ho attivata. Hai visto. E la prossima quando è la wild card? No, penso una volta là, credo. Vabbè, io comunque, senti che cosa ho fatto. Ho preso, perché avevo il coach, insomma, sul quale avevo poco budget, ho preso comunque Bucchi e ho portato a casa il risultato. Poi ho preso Moore, che mi pare abbia risposto bene, e poi c'ho sempre il mio asse Owens, Zupcic, molto Napoli, e vabbè, Zupcic non sbaglia mai, anche se ha fatto partite migliori, Owens così, Galloway appunto, sai che ha firmato con me il contratto a vita, e Pinkins ha fatto bene. Quindi vediamo com'è andata. Hai fatto il 2-2-1, hai fatto due guardie duali e un centro. Ma perché tu come stai? Io sono messo due centri, 2-1-2. Ma non devi stare con due centri. Ma perché ho detto... Ma te l'ha detto pure la dottoressa Tropiano nel consegnarti anche le previsioni meteo, dai, su.
Mamma mia, ma proprio siamo alle basi del mestiere. Devo cambiare il modulo allora. Allora, io sono 6.834 su 23.900. Questa settimana sono andato medio, ho fatto 135, mi pare una roba del genere. Adesso te lo dico. Io sono 18.505. Non male. Io nella giornata quanto hai fatto? Io ho fatto 108,92, 7.490. Io ho fatto 70 qualcosa. E non so come vedere dove sono, ma come si fa? Perché se parti dall'alto, è difficile. Forse per la puntata della prossima settimana ci arriviamo. Mamma mia, 18.505. Devi andare sulla giornata. Ma non mi dice cosa sono? È la tredicesima. Beh, 19.394. Mamma mia, ma sei veramente scarso. Ho fatto 70. Dai. Quella scorsa 22.740. No, sei veramente una squadra incredibile. Devo fare altri cambiamenti, adesso devo studiare. Ma scusa, poi adesso ti sei giocato pure la wild card. Eh sì, quindi adesso faccio i malus. Vabbè. Perché secondo me hai... Però hai visto che tu l'altra volta mi hai detto... prendi più giocatori forti in quintetto piuttosto. Sì, questo sì. Visto? Infatti è quello che ho fatto. Però mi pare che abbia funzionato. Adesso durante le vacanze ci fermiamo qua con Dazon. Gandini, serve uno che ci capisca il basket. Studierò. Vabbè. È vero. Vabbè. Niente, dai. Siamo in chiusura. Sì. Salutiamo tutti. Non abbiamo momento scarpe? No, momento scarpe non ce l'abbiamo perché senza ospiti volevi fare tu. Mi piace molto il mocassino scamosciato. International Young Ballers, se ci state sentendo. Il mocassino con le nappine, a me mi ha sempre un po' turbato. Ma dato se nappine mi danno un senso di... Non è molto da cestista, però va bene. No, infatti. Ma tu scarpa bassa o scarpa... Ho voglia di tornare a giocare. Scarpa bassa. Ho voglia di tornare a giocare. Poi adesso ho capito... Ho sistemato, ho capito. C'ho un... vedi anche tu. Tendite dal bicipite. Vabbè, noi torniamo presto. Ci vediamo stasera. L'anno prossimo, 2024. Sì. 9 gennaio. Che facciamo? Io guardo solo partite. Io lavoro su Fantabasket, miglioro la squadra. Tu c'hai parecchio a lavorare. Perché... No, ricordiamo gli appuntamenti del basket durante il periodo delle vacanze. Vabbè, si gioca sempre, ragazzi. Non si ferma mai. È perché abbiamo la giornata il 23, abbiamo la giornata il 30, abbiamo una partita il 24 a mezzogiorno. Milano-Cremona. Sarà molto divertente commentarla. Bella, perché comunque in una giornata di festa è sempre bello far vedere Bellissimo. Un po' di sport. Poi doppio turno di Eurolega questa settimana. Sai quanto rosico che non ci sia qualcosa vicino a Roma, perché veramente manca tantissimo. Poi c'è un doppio turno anche la settimana dopo Capodanno. Quindi l'Eurolega non solo non si ferma mai, ma anzi raddoppia spesso il numero di partite. Quindi veramente tutte le vacanze di Natale e di Capodanno da seguire con il basket su DAZN. E poi quindi c'è anche il turno di Capodanno. C'è il campionato, sì, il campionato non si ferma, gioca tutta la giornata il 30 e poi si rigioca il 6, il 7. 30 però c'è Juve-Roma, come facciamo? Niente. 30 basket, c'è in contemporanea Virtus-Pesaro, che è sempre una grande partita anche dal punto di vista proprio della rivalità eccetera eccetera. E vabbè, dai, niente, potrei vedere Cremona Brindisi prima di andare a Torino. No, potrei vedere Brescia Milano il 30 dicembre. Ah, 17. Sì, c'è Brescia Milano il 30 dicembre. Oh, sì, bellissima. Invece scusa, la quindicesima a questo punto? No, la tredicesima prima, che quella di Natale c'è, cioè, prima sì, no, c'è, stavo già la quindicesima. C'è Reggiana Virtus, che è mica male. C'è Venezia Brescia invece, che è interessante questo il 23, che è sabato alle 19:30. ok. E poi c'è Venezia Napoli. Vabbè, non stiamo dando i numeri. Ciao ragazzi. Da Soccer Game. Buon Natale. Ci vediamo a gennaio il 9. Ciao. Con tiri da 3. Ci lasciamo con la clip top 3 della settimana. Ciao. Scelta tu. Alzata! Con affondata per Leo Totè. Si muove Rivers, la prende Stokowski, si avvicina, forzatura di Rivers che non può sbagliare oggi. Varese vuole accelerare, 25 secondi alla fine, Allan al ferro, stoppato da Hines. Kyle Hines con la giocata più importante della partita di Milano.